Ciao e benvenuto su Piscopo Drum, il canale dove si parla di batteria e dintorni. Batteria acustica o batteria elettronica? La questione è semplice. Se tu hai dei vicini di casa, nel raggio di un chilometro, la batteria acustica, dimenticala. Per esperienza personale ti posso dire che succederà questo. Il primo giorno che la suonerai, esci fuori di casa, hai iniziato a suonare la batteria, grande, sei numero uno, rock and roll, fichissimo! Grande! Il secondo giorno o ti denunciano, o ti bucano le gomme della macchina, o ti guardano male, o ti metteranno dentifricio in faccia mentre dormi, o nelle scarpe. Questo è un po' quello che potrebbe capitarti dal secondo giorno in poi. La batteria elettronica in questo caso può aiutarti a evitare questi problemi. L'unico accorgimento che ti dico di avere è che la batteria elettronica sia provvista di pedale vero, che ci sia un pad per la cassa dove puoi collegarci un pedale vero, va bene? Almeno giusto per avere il feel del pedale della batteria acustica. Parti da una batteria elettronica economica, non partire da quella dalla Roland TDK11, mi sembra che costa tipo 1000 euro. Aspetta, allora prima parti da una economica, poi se vedi che per te va bene e ci suoni anche a giro, magari in certi contesti acustici, e vedi che comunque la usi e che puoi farci qualcosa di meglio anche a livelli di suoni oppure di cosa al computer, allora potrai investirci qualcosa in più. Però prima parti basso. Io consiglio sempre di andare da cose più economiche a cose più professionali. Se vedi che le cose vanno e ingrani un certo ritmo, allora potrai investire qualcosa in più per migliorare la situazione, ok? Quindi è importante che tu prima spendiamo poco, perché nel caso se non ho più voglia, mi passa la voglia, diciamo ho sputtanato pochi soldi, ok? Ecco quindi risolto il dilemma tra batteria acustica e batteria elettronica. La domanda a cui devi rispondere è questa: hai vicini di casa? Se sì, batteria elettronica. Se no, allora batteria acustica. Se tipo te abiti in campagna e non c'hai nessuno nel raggio di un chilometro, allora vai di batteria acustica, va bene? Che la potrai suonare quando ti pare, quanto ti pare, va bene? E quindi non avrai nessun problema. Se hai vicini di casa, lascia perdere, perché non puoi, punto. Perché è così, perché loro, anche se ti dicono no, tranquillo, non mi dà noia, va bene per una volta, due, la terza lascia perdere, dopo quando esci di casa ti guardano male. Detto questo, spero di esserti stato utile. Come sempre, iscriviti al canale e clicca anche sulla campanella, perché almeno rimani aggiornato il prima possibile sulle cose che dico. Ti do appuntamento al prossimo video, che non so cosa dirò, ma lo farò. Ciao!